Benvenuti in un nuovo video. Sì, location nuova, un po' particolare questo verde acido. Non mi perdo in chiacchiere. Oddio, il capellino un po'. Non mi perdo in chiacchiere perché questo video è lunghissimo. Ho scritto tutte le vostre domandine. Quindi mi raccomando che seguitemi su Instagram. Prima di iniziare volevo dire che quando uscirà questo video sarà attivato un sondaggio sul mio Instagram, cioè questo qui. E mi raccomando, quindi seguitemi, perché io voglio sapere da voi, mi dovete fare le domande più strambe, più strane che voi volete sapere su di me, che poi risponderò in un video mukbang. Sì, ho dato questo spoiler che uscirà questa settimana e forse in ottima compagnia, ma boh, su questo non posso dire nulla. Inizio subitissimo, quindi Valentina mi ha fatto questa domanda, ti saluto, un bacione. Allora, ho visto che calcoli macro tutti i giorni, come hai fatto a capire quanti grassi, carbo e proteine assumere al giorno? Allora, io su Instagram, io su Google ci sono veramente tantissime tipo applicazioni che calcolano il nostro fabbisogno giornaliero, quante calorie, bla 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 bla. E io in base a quello e tramite l'applicazione MyFitnessPal mi sono regolata con queste percentuali, automaticamente scrivendo quante calorie al giorno assumere, MyFitnessPal fa direttamente lui la percentuale di grassi, carboidrati e proteine. Poi andiamo, sempre Valentina mi fa un'altra domanda, siccome conti, se amici o parenti ti invitano a mangiare, come fai? Io evito spesso le uscite per paura di mangiare cibo non sano. No cara, no, non farlo. Io in passato ho veramente fatto questo errore, avevo davvero paura di uscire con amici, familiari per mangiare anche una semplice pizza. Quindi no, non fare questo, ma goditi la pizza. Se sai che la sera andrai a sgarrare, che oltre alla pizza mangerai qualche altra cosa, perché io ripeto sempre, per me sgarrare non significa pizza, per me sgarrare è veramente uno sgarro epico, tipo come un mukbang immenso. Quindi queste cose così, io tipo una 10.000 calorie challenge, per me questo è sgarrare, ma una semplice pizza non ha nulla di male. Quindi non preoccuparti e concediti l'uscita con gli amici, con i parenti, con i genitori, con una sorella, con un fratello, con tutto quello che vuoi, ma vai, non ti privare. Poi, quindi concludiamo con Valentina, un bacione ancora tesoro. Andiamo con Marti. Come hai fatto ad eliminare gli snack poco sani a scuola, mentre magari i tuoi compagni li mangiavano tranquillamente, complici anche le macchinette? Allora, sinceramente, sì, passatemi un po' questo termine, non me ne è mai fregato un tubero dei miei amici cosa potevano pensare, dire come mai tu non mangi così, non mangi colì, noi mangiamo. Sinceramente non me ne è mai fregato. Io portavo, come sto facendo ultimamente, sto preparando a casa un pancake oppure uno yogurt, quindi sinceramente no, tranquillo, l'ho sempre, proprio dentro di me l'ho sempre vissuto tranquillo. Sì, a volte guardo così perché non lo so, mi viene l'ispirazione, quindi no. Poi le macchinette, io non sono solita ad andare nelle macchinette a acquistare qualcosa, no, quindi no. Prima mi ricordo che prima come snack acquistavo all'Eurospin snack di mela e mi portavo quelli, che non so come facevo a mangiare solo quelli, ma va bene. Poi, quindi con Marti abbiamo terminato, un bacio. Poi andiamo con Vittoria. Cosa ti ha spinto a cambiare? Allora, sinceramente, cosa mi ha spinto a cambiare? Volevo un cambiamento, non mi vedevo più bene, ma no perché, ed ecco la voce un po' rauca, e no perché ero grasso, ero in sovrappeso, no. Però stavo nella norma, ma non mi vedevo bene, mi vedevo un po' qualche cicciotta in più. Sì, non mi piace chiamare cicciotta, ma cicciotta, io la chiamo così, in più, non lo so. E quindi ho detto no, voglio cambiare, voglio iscrivermi in palestra, voglio vedere un cambiamento. Prima, vi sto parlando di prima, ma poi lungo andare vi parlerò e scoprirete perché ho detto questo. Poi, Morena, quindi Vittoria, un bacione. Morena, quando e perché hai deciso di dedicarti all'alimentazione più sana, più palestra? Allora, come ho risposto alla domanda prima,
io volevo cambiare, questo sto parlando già di 2 anni fa che io mi iscrissi in palestra, poi lasciai completamente la palestra perché si trovava un po' distante da casa mia e vicino a casa mia non c'erano palestre aperte, cioè c'era una ma non mi ispirava fiducia, quindi no, e quindi non sono andata. Da gennaio ho deciso di iniziare a fare palestre in casa, e però ho fatto un errore, cioè ho abolito i carboidrati, cioè non ho abolito ma non li mangiavo quasi mai, si può dire, e quindi abolendo sempre i carboidrati, un giorno che abolisci, nel mio pensiero le proteine erano i grassi, avevo paura anche di mettere l'olio, quindi, e quindi sono scesa tantissimo di peso, e quindi poi non mi cominciavo più a vedermi bene, e quindi poi lo sto perdendo il filo della domanda. Allora, e così poi mi sono decisa e già adottavo un metodo di alimentazione sana, ma completamente sbagliata, perché abolendo i carboidrati il fisico a lungo andare dimagrisci, vedi i risultati, anche se mi allenavo in casa io vedevo i risultati, facevo ore e ore di cardio sul tappetino. E quindi poi il fisico, sì, si vedevano i risultati, un po' l'addome di qua di là, però non era quel fisico che io volevo, che io mi guardavo allo specchio e dicevo, che stai facendo? I miei genitori, i miei parenti me lo dicevano sempre, vedi, ti stai dimagrendo troppo, però io non accettavo, perché io sono una persona che non accetto quello che mi viene detto. Però poi quando me ne accorgo dico, ci devo cascare, ci devo sbattere la testa, perché se non ci sbatto la testa non capirò mai. E quindi ho deciso poi di iscrivermi in palestra a giugno. Per me l'11 giugno è stato la svolta, perché a maggio si è aperta questa palestra quasi vicino a casa mia, che io adoro, e quindi sono cominciata ad andare in palestra, mi sono informata ancora di più con l'alimentazione. E quindi ho incominciato un percorso nuovo, proprio ho chiuso una parte di me e sono arrivata dove voglio arrivare, e ci riuscirò avendo comunque un buon personal trainer che mi segue in palestra, e quindi adoro. Poi io non mi soffermo tanto, perché poi a lungo andare, se mi ricordo bene le domande, ci sta qualcosa inerente pure a questo di nuovo, e quindi risponderò. Poi se mi sarò persa qualcosa alla fine vi dirò qualcosa in più. Allora, quindi questa l'abbiamo fatta. Poi sempre Morena mi chiede, hai avuto qualche aiuto dall'inizio? Ti sei informata tu stesso e hai fatto tutto da sola? Sì. Allora, non ho avuto l'aiuto di nessuno, perché io in passato, allora io non sono mai stata sovrappeso, però avevo sempre qualche chilo in più. In passato, vi parlo anche di 4-5 anni fa, andavo da un nutrizionista e devo dire che affidarmi ad un nutrizionista quando comunque ero ancora piccola è brutto, perché tu vedi quella cosa obbligata, ti devi mangiare quello, devi fare quello, devi mangiare quello. A lungo andare su questi schemi io non ce la faccio proprio. Se io adesso devo affrontare andare da un nutrizionista, e mi devi dire ti devi mangiare 50 grammi di pasta, devi mangiare 20 grammi di quello, 10 grammi di quello, io abbandono tutto e dico, ne capite niente, cioè, quindi no, non ce la farei. Però mi affiderei ad un coach online, questo sì, che non mi dice devi mangiare questo, ma in base ai macro, quindi un po' una cosa più sicura di far bene. Però sto partendo da me, sinceramente, informandomi, sto vedendo comunque dei risultati, e quindi sto continuando così. Mi sono un po' informata cosa può far bene e cosa è meglio evitare, cosa fa bene per il nostro corpo, quello che no, quindi sto facendo da me. Poi, ultima domanda di Morena, Morena. Hai avuto difficoltà ad adattarti al tuo nuovo stile di vita? Quale credi sia la cosa più difficile? Come ripetevo prima, la cosa più difficile è proprio avere, all'improvviso proprio io ho avuto un momento di sbandamento, perché perdi il controllo, cioè nel senso, una volta che sei entrata, tipo io che sono entrata in quel periodo da gennaio fino a maggio, Dio, boom, che arrivi anche a quel momento che dici, che sto facendo? Poi quando vedi che non ti vedi più bene,
dici forse ho sbagliato qualcosa, perché non essere seguita è un pro ma non è, è anche un contro, quindi è anche e soprattutto un contro, perché tu in quel momento, non conoscendo, non studiando, perché io non sono nutrizionista, non sono personal trainer, quindi non sapendo, si può avere un elemento di confusione, dice oddio sto facendo bene, oddio sto sbagliando, oddio di qua, oddio di là, e non ce la fai, ti senti proprio un peso sulle spalle e qui nel petto che dici che sto facendo. Quindi solo quello è stato il difficile, però una volta che veramente ti informi, centri l'obiettivo, dici io voglio fare quello, io voglio fare così, io faccio questo perché è un obiettivo, ma no, perché molti mi chiedono ma tu perché vuoi salire sul palco, vuoi gareggiare, fai questo anche dalla tua età, perché alla fine io ho 17 anni, no, non voglio gareggiare, però non significa stare bene con se stessi, significa uguale gareggiare, no, quindi io la penso così. Poi quindi Morena, un bacione, Morena, un bacione, sono terminate le tue domande, andiamo con Hulk, ma no, Hulk, sì, lui sì, perché ho, con le altre ragazze anche, ho instaurato davvero un rapporto bellissimo, quando vogliono mi contattano e io sono sempre lì a dargli qualche consiglietto così, un po' più su anche sulla motivazione, perché essendo che ci sono passata, con Hulk si può dire che mi sento quasi tutti i giorni, perché si è creata una bella amicizia che mi fa piacere. Allora, ha scritto, cosa provi nel fare tutto ciò? Allora, io nel fare tutto ciò provo una soddisfazione immensa, perché passare da quel periodo buio ad arrivare comunque da giugno a mo' con il sorriso, quando prima io, cioè tipo pure quando entrare in palestra con il sorriso e proprio stacchi la spina dal mondo reale e vai, per me io vado tutto in un'altra realtà, poi vedo comunque i piccoli risultati che si iniziano a vedere e quindi per me è una gioia immensa, che io sono davvero fiera e contenta del percorso che sto facendo. La strada è lunga, è lunghissima, lunghissima, ma non è persa, sta lì che mi aspetta e adoro. Quindi un bacione. Poi Lali, io spero di non sbagliare i vostri nomi, scusatemi. Allora, cosa mangiavi di diverso prima? Allora, prima proprio di iniziare la mia alimentazione sana, giustamente non mi facevo problemi di mangiarmi quasi tutti i giorni una schifezza, oppure mangiavo di diverso prima, che essendo che io mangiavo quello che si mangiavano i miei, cioè i miei genitori, le mie sorelle, la mia famiglia, e quindi c'era quel condimento in più, tipo non lo so, più grassoso, più, poi io so di Napoli, cioè capitemi, chi è di Napoli mi può capire. Poi, ma anche chi non è di Napoli. Poi, quindi, Lali, un bacione. Luisa, come hai fatto a stimare i dati tuoi macro? Come ho risposto prima, tramite l'applicazione MyFitnessPal, che forse non si dice pal, ma vabbè, voi sapete che con me io sono fatta così. Poi, Marika, come hai fatto all'inizio a controllare gli sgarri? Ti adoro, sei d'esempio, continua così. Amore, un bacione anche a te. Allora, sono dimenticata la domanda, mi sono troppo focalizzata sull'ultima. Allora, come ho fatto a controllare gli sgarri? Semplicemente, essendo che io da gennaio, ripeto, da gennaio a maggio, ho vissuto un po' quel periodo, oddio, no, il panino è il male, no, quello è il male, a perdere un po' la testa, quindi non mi veniva neanche voglia di sgarrare, cioè io se vedevo una cosa che loro si mangiavano non mi faceva neanche più gola, tipo una cosa che prima mi piaceva tantissimo, zero, non mi faceva più gola, zero. Oggi devo dire che pure se vedo che loro si mangiano qualcosa neanche mi fa tanto gola, però se ho davvero il desiderio di mangiarmelo me lo mangio. Invece prima, anche se avevo un po' il desiderio, cercavo di evitare, cioè, no, non ti fa bene, non di qua. E quindi è sempre stato un po' così all'inizio. Quindi essendo che ho vissuto questo periodo è come se mo riesco più a controllare gli sgarri. Cioè dovrebbe essere l'incontrario, però questa è la risposta. Quindi un bacione Marika. Alexandra, da quando hai iniziato il tuo percorso? Allora, il mio percorso, veramente il mio percorso di l'ho iniziato da giugno, quindi giugno, dall'11 giugno 2018. Poi
Sempre lei mi chiede quanto pesavi prima di iniziare palestra? Hai mai avuto DCA, DH, non so come si pronuncia, quindi scusami tesoro. Comunque no, non ho mai sofferto, e perché io veramente non ho mai sofferto perché mi sono rialzata al tempo, perché se io continuavo quel percorso io ad oggi secondo me io non mi sarei più neanche vista allo specchio, e quindi è brutto. E io ci sono davvero tante ragazze che seguo col mio profilo che soffrono di questo, non saprei come chiamarlo, non me ne intendo, quindi cioè soffrono di questa cosa, e quando vedo le storie a volte veramente mi piange il cuore. E infatti subito appena leggo che loro tipo non ce la fanno più, che dicono che voglio mollare di qua di là, subito le contatto, perché dobbiamo darci forza tra noi, perché se non ci diamo forza tra noi il mondo veramente cade. Io su queste cose soprattutto ci tengo tantissimo. Io ce l'ho fatta a rialzarmi, perché comunque mi sono fermata un attimo, mi sono guardata allo specchio e ho detto: stai facendo? Tu non sei Kel, cambia, cioè tu non sei questa. Che stai facendo? Fermati un secondo, pensa al tuo bene e non pensare a come ti vogliono gli altri oppure come ti vedono gli altri. Infatti io da giugno in poi, da giugno a mo, posso dire che ho riscoperto una nuova Giulia. A me non mi interessa più il parere degli altri, devo stare bene io, perché se non sto bene io penso questo: se non mi accetto prima io, gli altri non mi possono accettare. Ma quindi di questo non mi interessa, io devo stare bene con me stessa, devo vedermi bene con me stessa, e quindi questo è. Quindi no, e prima di iniziare il mio percorso in palestra, quindi da giugno, io sono arrivata in palestra che pesavo 51 kg, sì, 51 kg, e devo dire che oggi 19 e 20 gennaio peso la bellezza di 63 kg e sono arrivato fiera, ma veramente fiera. Io non mi sono la solita persona che si focalizza sulla bilancia, però questo numero lo porterò scritto in me. E niente, quindi questa è stata la parentesi, questo è forse l'argomento un pochino più che mi sono toccata, e sono fiera perché mi sono fermata in tempo, altrimenti io oggi penso che se non mi fossi sti verbi, sta scuola, sta grammatica, se non mi fossi fermata forse oggi non sarei neanche qui davanti a questa videocamera a fare il video, perché secondo me non avrei preso neanche il coraggio di mettermi e aprire un canale YouTube. Quindi sono fiera, per me giugno 2018 lo porterò per sempre nel cuore. Poi andiamo avanti, quindi ti mando un bacio, e posso dire che sei stata quasi l'unica a farmi commuovere, ma va bene, un bacione. Poi Fabri mi chiede: sulla dieta mi conviene andare in palestra oppure meglio dopo la dieta? Tesoro, io ti consiglio di iscriverti in palestra e associare tutte e due cose insieme, così da vedere un miglioramento maggiore e così da vedere anche i risultati. Quindi io ti consiglio di farlo insieme. Non aspettare di finire la dieta e poi iscriverti in palestra. Francesca: quante calorie assumi ora? Ora assumo 3000 calorie. Un bacio neanche a te. Martina: hai mai avuto problemi alimentari? Sono importanti i legumi ogni impasto? Allora, non ho mai avuto problemi alimentari pesanti, perché anche prima quando mangiavo non mi sono mai rifiutata al cibo, mangiavo poco però mai rifiutata, quindi non ho mai avuto problemi alimentari, però se no mi fermavo, penso a oggi di sì. Poi l'altra domanda, scusatemi: sono importanti i legumi ogni pasto? Allora se tu non mangi carne e pesce, sì, perché comunque i legumi sono un'ottima fonte proteica vegetale. Allora io ti parlo di mio. Io devo dire che è raro che mangio legumi, sì, mo scatenerò un sacco di commenti, ma io è raro che mangio legumi per il semplice fatto che mi danno fastidio. Se devo stare male io preferisco evitarli, mi danno fastidio perché mi gonfiano tantissimo e no. Quindi ne mangio giusto raramente, li mangio tipo una volta a mese, ma è raro anche. Preferisco infatti, però allo stesso tempo mangio tanta verdura, però pure la verdura limitata, perché
ci sono alcuni tipo i broccoli, il broccolo romano che è buonissimo e ha anche un'alta fonte proteica, però mi dà fastidio, anche il cavolfiore mi dà proprio fastidio, quindi lievito e vabbè, pazienza. E quindi un bacione. Quindi se tu non mangi carne e pesce, però ti servono le proteine, è un'ottima fonte. Quindi a ogni pasto io ti direi no, però vedi tu. Tipo 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, sì, però mangiare legumi ogni pasto, secondo me no, poi non lo so. Bacione. Penso che per questo poco almeno ti sono stata utile. Pensavo peggio, questo video pensavo che durava un'oretta, invece dai, siamo appena a 21 minuti. Poi, Vittoria, un bacione. Come gestisci le voglie di dolci? Allora, semplicemente, per chi mi segue su Instagram, io non vi finirò mai di dire, non voglio follower, ma seguitemi su Instagram perché siete da un sostegno enorme su Instagram, quindi io condivido il quotidiano. Allora, se mi segui su, cioè tu che mi segui su Instagram, io come puoi vedere, io ogni mattina faccio una colazione bella bam e anche dolce. Tipo mi concedo la Choco Protein di Prozis, così da avere quella cosina di dolce che tutta la giornata il mio corpo non me la richiede perché io aspetto proprio la colazione per mangiarmela. E quindi no, non mi viene. Quando mi viene voglia di dolce, invece, come semplicemente un semplice pezzettino di cioccolata fondente e la voglia di dolce se ne va. Ciao, mi saluta proprio. Quindi un bacione. Sempre Morena mi scrive: ti piacerebbe trasformare la tua passione, palestra, eccetera, in lavoro? Allora, oggi ti posso dire che è una grande passione. È una grande passione, ma come dico ai miei amici e ai miei familiari, non farò mai della mia passione un lavoro. È strano, forse sono la prima a dire, ma no. Però per una cosa personale penso che più in là prenderò qualche corso di personal trainer, però è la mia passione, ma non è il mio sogno. Però forse adesso lo scoprirete. La tua famiglia, che ne pensa della tua alimentazione precisa? Cucini sempre tu le tue cose? Allora, essendo che la mia famiglia, essendo che siamo comunque... Siamo di provincia di Napoli, allora la mentalità, non vi dico è un po' chiusa, però molte cose non si comprendono. All'inizio non mi hanno compreso proprio, no, sembravo la pazza della situazione. Però adesso si sono abituati e l'hanno capito che non mi faccio del male, ma mi faccio solo del bene. Bisognava un po' abituarsi perché posso dire che della famiglia sono l'unica che mangio così. E quindi bisognava un po' abituarsi a questa nuova vita, parliamone così, nuova vita. E no, mi cucino sempre io, spesso quando non ho tanto tempo, che vado di fretta, mia mamma mia griglia le verdure, quello sì. Se le griglia anche per lei, me le faccio grigliare anche per me, ma tutto il resto lo assemblo io, mi cucino io, faccio tutto io. Poi, sempre lei mi chiede: sai già cosa fare quando finisci la scuola? Allora, adesso mi ricollego alla domanda che mi ha fatto prima. Allora, appena finirò la scuola non andrò all'università perché sinceramente la scuola non fa per me, non vedo l'ora di finire, iniziare a lavorare ed aprire un'attività tutta mia. Ma non vi preoccupate che quando succederà questo grande giorno che verrà, 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 perché volere e potere, condividerò tutto con voi e vi porterò con me. Quindi mi raccomando, seguitemi sempre per restare aggiornati anche sulla mia molto, devo dire, molto bella. Comunque, quindi Morena, ti mando un bacione immenso. Poi, andiamo con l'ultima domanda, giusto? L'ultima domanda, andiamo con Alexandra. Quanto sei alta e quanto pesi? Allora, sono alta 1,70 m e peso 63 kg. E nulla, quindi queste domande sono finite. Pensavo di peggio, che il video durava di più. Quindi vi ho raccontato pure un po' la mia storia e un po' tutto. Vi ho dato qualche consiglio. Spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, scrivetemi tutto quello che volete giù e mi raccomando, seguitemi su Instagram perché sta partendo il sondaggio. Quindi fiondatevi subito su Instagram dopo che questo video si è concluso. Lasciate un pollice in su e nulla. Sono le 8 di sera. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!